Gloria a Gesù. Amen. Amen. Je demandais même fait aux frères et aux sœurs qui sont encore à corps derrière de vous approcher un tout petit peu ici. Demanderei approchez-vous un peu comme ça. Alle persone. Sì, domanderei alle persone che sono dietro di venire un po' avanti, di avvicinarsi, perché è meglio avere un po' più vicino. Vorremmo sentire la il calore degli uni degli altri. Amen. Amen. Juste en train de vérifier mon temps d'intervention, sinon io rischio di déborder tout Gisèle. Controllo qual è il mio tempo di predicazione per non andare oltre il tempo destinato. Gloria a Gesù. Gloria a Gesù. Chi è venuto se... En ce Shabbat de Shabbat avec des aspettative qui sont grandes ou élevées. Chi è venuto qui con delle aspettative grandi in questo sabato dei sabati? Gloria a Gesù. Gloria a Gesù. Il Signore è parmi noi. Il Signore è in mezzo a noi. E il è fedele nella sua parola. Ed è fedele nella sua parola. E noi siamo benedetti oggi ancora e una volta je vais rendre grâce à Dieu pour ces serviteurs qui sont là. E ancora oggi siamo benedetti e voglio rendere grazie a Dio quest'oggi per i servitori che sono qui in mezzo a noi. Prima di iniziare, c'è il pastore Gustavo che non interverrà ma è venuto lo stesso. È venuto a dare la sua parte di adorazione e della lode. Viene da Vienna. Amen. Amen. Et je me permets aussi directement, parce qu'après on va l'annoncer, mais de recevoir aussi un grand serviteur de Dieu, celui qui va intervenir après moi. Et vorrei anche presentare un grande serviteur di Dio che interverrà dopo di me. Le pasteur Zuzi avec sa chérie. Il pastore Zuzi con la sua sposa e i suoi bambini. Alleluia. Alleluia. Ma un altro pastore non è venuto, ma la sua signora è qui. Chiamiamo il Signore per lei. Ça sera il gruppo delle louanges. Questo è il gruppo della lode. Merci d'être parmi nous. Grazie di essere fra noi. Per questo spostamento per venire fino a noi a trovarci. E après, alla fine, nous aurons. E alla fine noi avremo. L'homme de Dieu qui vient. L'uomo di Dio che arriva. Je parle de la Suisse du ciel et puis la transité en Suisse. E direi dal cielo poi è transitato per la Svizzera. L'evangeliste Alain Rich. L'evangelista Alain Rich. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Che il Signore sia glorificato. Ma tâche ce soir. Il mio compito questa sera. De nous aider. È di aiutarci. Pour continuer à l'adorer. Vous avez vu, je pense, chacun de vous a reçu le... Per continuare ad adorarlo. Forse avete preso questo foglio, avrete visto. Continuer à l'adorer. Continuare ad adorarlo. Disons ensemble, continuer à l'adorer. Diciamolo insieme, continuare ad adorarlo. Dis à ton frère, à ta sœur qui t'a donné, tu sais quoi, continue ad adorarlo. En fait, ce thème est très important. Infatti, questo è molto importante. Pourquoi? Perché? Le fait de dire continuer. Il fuoco di Dio continua. Dans le mot continuer, ou le verbe. Nella parola continuare, il verbo continuare. Un'azione che non s'arrête pas. Vediamo un'azione che non termina. E un'azione che continue. È un'azione che continua. De pièces qui ne sont pas séparées. Con dei delle parti che non sono separate sono unite tra di loro e che continuano a fare un'azione e continuano a sviluppare un'azione. Continuare c'è fare azione dell'avant. Continuare vuol dire andare avanti. Tu non puoi continuare ad andare in arrière. Non puoi continuare andando indietro. Tu puoi dire che moi j'ai continué à marcher e puis tu vas derrière. Ça n'existe pas. Puoi continuare a dire che vado in avanti e poi vai indietro. Donc continuer. Dunque continuare. Continuons vers le futur. Si continua verso il futuro. Amen. Amen. Nous allons prendre la Bible. Noi prendiamo le nostre Bibbie. Dans Jean chapitre l'Évangile de Jean. Nel Vangelo di Giovanni. Au chapitre 20. Al capitolo 20. Je
sarà il nostro testo di base. E sarà il nostro testo sul quale ci baseremo. Voilà. Allora, Jean chapitre 20, je vais lire, hein. Lisez dans vos Bibles, ceux qui l'ont en anglais ou en français, suivez. Moi, je lis rapidement ici. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur. » Et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Et ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre. Arriva le premier courait plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes, mais pliés dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore, selon les Écritures, Jésus devait ressusciter de mort. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie s'était née dehors, près du sépulcre, et pleurait. Quand elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit des anges vêtus de blanc, assis à la place où avaient été couchés les corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle a répondu, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherchais-tu? » Elle pensa que c'était le jardinier. Il dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et elle lui dit, en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. « Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur qui lui avait dit ces choses. Que le Seigneur change ce logo en rema ce soir. Que il Signore cambi questo logos in rema stasera. Benissa parola. Benedico la sua parola. Amen. Amen. Maintenant, l'autre texte que nous allons prendre comme les trampolins aussi. L'altro testo che noi prenderemo come un trampolino. C'est dans Exode chapitre 3, verset 9. Sarà in Esodo. Là, on va le lire en italien parce qu'on va équilibrer. Hein? On a mis d'abord en français, maintenant c'est italien. Sarà in Esodo. Exode 3. 3. E lo leggeremo in italiano per equilibrare un po'. L'uno l'abbiamo letto in francese e l'altro lo leggeremo in italiano. Esodo chapitre 3 commence au verset 9. Esodo 3 inizieremo al versetto 9 fino al 12. Ed ora, ecco il grido dei figli di Israele, è giunto fino a me, e ho pure visto l'oppressione con cui gli egiziani li opprimono. Or dunque, vieni, io ti manderò dal Faraone perché tu faccia uscire il mio popolo, i figli di Israele, dall'Egitto. Ma Mosè disse a Dio,
Chi sono io per andare dal Faraone e far uscire i figli dell'Egitto? Dio disse, io sarò con te, e questo sarà per te il segno che io ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte. Amen. Amen. Allora, le thème che je développe, c'est continuer à l'adorer. Il tema che sviluppo è continuare ad adorarlo. Je disais tantôt que continuer, c'est une action ininterrompue. Dicevo prima che continuare è un'azione senza interruzione. Nous avons depuis cette année, dall'inizio di quest'anno noi abbiamo. On était nombreux. Noi eravamo numerosi. Et là, où sont les autres? Dove sono gli altri adesso? On était très nombreux. Eravamo molto numerosi. Le fuoco è cominciato. Il fuoco è iniziato. Ma non giustifica il fatto. Non determina la fame. Voilà. Amen. Non la fame, la fine. La fine. Ecco. Così. Non c'è problema. Allora. Nous avons un problème. Noi abbiamo un problema. Plusieurs nous commençons des choses. Molti di noi cominciano le cose. Mais nous n'arrivons pas à continuer ces choses jusqu'à la fin. Ma noi non arriviamo a continuare queste cose fino alla fine. Au début de l'année, nous avons entendu parler de l'adoration di Abraham. All'inizio dell'anno noi abbiamo iniziato a udire sull'adorazione di Abramo. Noi parliamo dell'adorazione di Abramo. Noi parlavamo dell'adorazione di Abramo. Quanti continuano a adorare come Abramo? Quanti hanno continuato ad adorare come Abramo? Noi abbiamo parlato dell'adorazione di Abacuc. Noi abbiamo parlato dell'adorazione di Abacuc. Noi abbiamo parlato come questo uomo adora Dio. Noi abbiamo iniziato presto ad adorare Dio. Combien continuano a adorare Dio da questa settimana? Quanti hanno continuato ad adorare Dio in questa? L'adorazione di Anna. L'adorazione di Anna. Mais le problème que nous avons, ma il problema che noi abbiamo, noi non vogliamo pas avoir des obstacles dans nos vies. Noi non vogliamo avere degli ostacoli nella nostra vita. Nous voulons que tout soit bien, tranquille, e se hai complicazioni, je m'en vais la catena, la catena. Se noi vogliamo vedere tutte le cose belle e tranquille, se vediamo degli ostacoli, noi ci portiamo da parte. Écoutez, chère épouse de Christ. Ascolta, cara sposa di Cristo. Le Seigneur nous a laissé dans un monde. Il Signore ci ha lasciato in un mondo. Et nous a dit ceci. E ci ha detto. Je vous laisse. Io vi lascio. Au milieu des loups. In mezzo ai lupi. Comme des agneaux. Come degli agnelli. Des loups sont des carnivores, donc ils mangent. Sono pas des herbivori. I lupi sono dei carnivori, non sono degli erbivori. Et l'agneau n'a pas de défense. L'agneau c'est le bébé, il n'a même pas grandi encore. Il est le bébé. E l'agnello non ha nessuna difesa, è come un bambino. Donc le monde que nous vivons aujourd'hui. Dunque il mondo in cui viviamo oggi è pieno di problemi. Pieno di ostacoli. Des choses que tu te lèves, tu ne comprends même pas ta propria femme. Tu n'arrives pas à comprendre. Mais qu'est-ce qu'elle est devenue? Ma ci alziamo al mattino e a volte guardiamo la nostra moglie e diciamo ma. E non la comprendiamo, che cosa è diventata la nostra moglie. Le sangue ti regala tuo marito, ti dici, ma è che se sei lì che avevi marito 5 anni passati, se ne parli, sei una persona. La moglie si alza e guarda il marito e dice, ma è questo l'uomo che io ho sposato 5 anni fa? Continuare ad adorare. Je ne vais pas parler d'abord de continuer, je touche d'abord l'adoration, rapidement. Non parlerò di continuare all'inizio, ma parlerò dell'adorazione. Lorsque nous parlons de l'adoration, quando noi parliamo di adorazione, nous ne parlons pas des chansons. Noi non parliamo di canti. Les chansons font partie de l'adoration. I canti fanno parte dell'adorazione. Hello? Pronti? Lorsque nous parlons de l'adoration, quando noi parliamo dell'adorazione, le but de ce Shabbat des Shabbats. E lo scopo del sabato dei sabati. Nous avons trois directions que nous suivons, nous poursuivons. Noi perseguiamo tre direzioni. La première qui est la grande. La prima è la. La grande. La grande, la più importante. Préparer l'épouse de Christ. Preparare la sposa di Cristo. Parce que l'époux est à la porte. Perché lo sposo è alla porta. Jésus retourne très bientôt. Gesù verrà ben presto. Io direi quasi che è già alla porta. E ogni sabato, senza. Venire a sedere per nous rafraîchir e nous rappeler che
nous sommes déjà presque à la fin. E questo, noi veniamo per ricordarci e ricordarci ancora che noi siamo quasi alla fine. La seconda grande linea è che la repentance n'est plus prêchée dans nos églises la plupart des temps. È che il pentimento non è più predicato in grandi linee nelle nostre chiese. Nous parlons souvent et beaucoup de bénédictions, nous serons bénis, l'onction fire in the name of Jesus, mais si, no. Noi parliamo molto delle benedizioni, del fuoco che cade, eccetera, di cose potenti. Ma il ritorno di Cristo. Ma al ritorno di Cristo. È presque semblable à son premier arrivé, che è venuto sulla terra. Sarà più che somigliante al suo primo ritorno quando sarà venuto sulla terra. A été préparé. È stato preparato. Da Jean Baptiste. Da Giovanni Battista. E che non aveva qu'un seul message. E che aveva un solo messaggio. Repentez-vous, pentitevi, car le royaume de Dieu est proche. Poiché il regno di Dio è vicino. Repentez-vous, pentitevi, car le royaume de Dieu est proche. Perché il regno di Dio è vicino. Pourquoi dans le Shabbat des Shabbats comment est la repentance? Perché nel sabato dei sabati riprendiamo il pentimento? Parce que la repentance, perché il pentimento nous pousse au, nous allons tomber à la délivrance. Perché ci spinge o cadiamo nella liberazione. Solo la repentance totale. Senza il vero pentimento totale. Solo la repentance authentique. Senza l'autentica pentimento. Non ci sarà liberazione. Il n'y a pas de délivrance. Non ci sarà liberazione. C'è qui a dit amen. C'è solo una persona che ha detto amen. Alleluia. Alleluia. Solo la repentance. Senza il pentimento. L'Église aujourd'hui a des problèmes. La Chiesa oggi ha dei problemi. Non parlerò di questo. La troisième dimension. La terza dimensione. C'est l'adoration. È l'adorazione. L'adorazione. C'est la vie de l'épouse de Christ. È la vita della sposa di Cristo. Perché al momento in cui attende son époux retourner. Perché nel momento in cui aspetta il suo sposo che ritorna. Nel momento in cui si prepara per son époux. Nel momento in cui si prepara per il suo sposo, sa vie est une adoration. La sua vita è un'adorazione. L'adorazione c'est une façon, c'est un mode de vie. Allora non è uno stile di vita. Grazie. Dunque, alleluia. Ça veut dire que un vrai chrétien, dunque il vero cristiano, tout ce qu'il peut faire, tutto quello che lui può fare, doit finir à se découler dans la vraie adoration. Deve entrare vero nella vera adorazione. Perché lorsqu'il commence à vivre la vie d'adoration, perché mentre incomincia a vivere la vita di adorazione, avrà tout simplement une vie de sainteté. Avrà semplicemente una vita di santità. Une vie de repentance. Di pentimento. Une vie d'attente. Una vita di attesa. Lorsque la vie. Quando la vita. Dieu est content. Dio è contento, il Padre è contento. Perché il Padre ne cerca pas. Perché il Padre non cerca. De vrai pasteur. Dei veri pastori. Est-ce que je vais dire ça? Amen. Il cerca dei pastori. Cerca dei pastori. Mais je suis en train de parler de. Il est en train de rechercher. Ma sto parlando che sta ricercando. De vrais adorateurs. Dei veri adoratori. Il ne recherche pas de vrais apôtres. Non cerca dei veri apostoli. Il ne recherche pas de vrais prophètes. Non cerca dei veri. Il ne recherche pas de vrais pasteurs seulement. Non cerca soltanto dei veri pastori. Mais là il dit. Ma là dice. Il recherche. Cerca. De vrais adorateurs. Dei veri adoratori. Chi l'adora. Che l'adori. En esprit. In spirito. E en vérité. Chi l'adora. C'est là le vrai adorateur. È là il vero adoratore. Amen. Amen.